Conviego è il consorzio nazionale per il riciclo di carta e cartone. Siamo a Manfredonia con questa struttura itinerante per dimostrare sia ai cittadini e soprattutto alle scolaresche quello che avviene dopo quel piccolo gesto che facciamo ognuno di noi a casa nostra di separare carta e cartone dagli altri materiali, che ITER ha, che percorso fa per ridiventare attraverso il riciclo, favorito appunto dal nostro consorzio, nuovamente carta e cartone e poter essere riutilizzati. Pensiamo che qui a Manfredonia questo sia un aiuto notevole, perché la quota pro capite finora raccolta possa aumentare sensibilmente. Un'iniziativa importante nella nostra città, il Comieco ha ritenuto utile tenerla qui a Manfredonia, che ha raggiunto in questo anno e oltre di esperienza sulla differenziata porta a porta percentuali e cifre importanti. L'iniziativa tende a coinvolgere i bambini, quindi a sensibilizzare sicuramente verso una migliore raccolta. I bambini sono quelli che apprendono prima e meglio, evidentemente dobbiamo poi noi essere in grado di dare loro l'esempio. Sono sicuro comunque che siamo sulla strada giusta e che con gli sforzi del Comieco, con il Comune di Manfredonia che diciamo, sta in questo periodo facendo una pressione notevole per fare in modo che gli obiettivi dati vengano raggiunti nel più breve tempo possibile, e con l'ausilio quindi dell'azienda, dell'ASE che si occupa direttamente di svolgerlo, cercheremo sicuramente a brevissimo di portare a compimento tutti gli obiettivi dati, e sulla carta siamo già verso livelli importanti e di tutto riguardo, quindi un impegno per noi e un ulteriore comunque motivo anche di orgoglio, perché abbiamo, questo ecco, tengo a dirlo, abbiamo dopo una vita di bidoni per strada, abbiamo tolto dagli angoli, da ogni angolo della nostra città questi accumuli di immondizia e abbiamo portato invece un servizio di prossimità, un servizio puntuale che riesce sicuramente a dare sulla raccolta differenziata i risultati che sono ormai sotto gli occhi di tutti. Bisogna lavorare ancora e un po' di più per cercare di tenere pulite le strade, però a quello ecco, stiamo lavorando con l'amministrazione e il prossimo anno sicuramente porterà anche alla soluzione di questo problema, di questo disagio che molti concittadini stanno avvertendo. Ne comprendiamo le ragioni, siamo vicini, cerchiamo di essere tempestivi anche rispetto alle sollecitazioni che ci giungono, però ecco, con gli sforzi che andremo a profondere verso il servizio all'inizio del prossimo anno avvieremo anche a soluzione questo disagio che tutti quanti stiamo avvertendo. Io ho già ringraziato Palacomieco per questa possibilità e di averci permesso di fare comunque un percorso insieme. Il fatto solo che siano state costruite tutte queste strutture ha permesso di incuriosire la città, e noi avevamo bisogno di incuriosire la città per portarla qui dove finalmente possono comprendere delle cose semplici, ma che evidentemente fino ad oggi non a tutti sono passate, e cioè l'importanza del riciclo, e che riciclare e fare una buona raccolta differenziata significa amare la nostra città, amare il nostro mare, amare i nostri figli e i nostri bambini, perché come hanno detto proprio i bambini intervistati, se proteggiamo l'ambiente, quindi il pesce non ha mangiato la plastica, il cartone è stato riutilizzato, l'aria è pulita perché non ci sono effluvi inquinanti, noi stiamo proteggendo i nostri figli, e questo è stato un momento, credo, di lancio, e io che credo molto nei bambini sono convinta che porteranno questo messaggio nelle loro case. E a questo proposito voglio anche invitare tutte le famiglie a venire e visionare, giocare con i loro figli all'interno di queste strutture. Abbiamo allungato la tempistica, quindi praticamente avremo aperta questa struttura
anche fino alle 8:30 di sera, quindi anche i genitori quando escono a fare una passeggiata potranno fermarsi e comprendere. E quindi io non posso che concludere dicendo a tutti: cerchiamo di comprendere che tutti insieme dobbiamo proteggere la nostra città, che proteggere la nostra città e il nostro ambiente è importante non solo per il turismo e quindi per l'economia, non solo perché facendo una buona raccolta differenziata noi risparmieremo sulla Tari perché spenderemo di meno, ma è importante perché tuteliamo i nostri figli e la loro forza e la loro sopravvivenza nel futuro.